questo spettacolo, devo dire. Ciao Cino, come stai? Per Bacco qui abbiamo un ragazzo che è cresciuto in fretta, Ti porto due regali questa sera. Uno è questo ragazzo che è un talento straordinario. Ha vinto una selezione in Russia tra centinaia di ragazzi e tu sai quanto in Russia è amato questo strumento. Certo, sì, sì. E l'altro regalo è questa lettera che arriva da Roma e che è indirizzata a te, ma vorrei leggertela io. Mentre ho il piacere di comunicarle che i comitati dell'UNICEF di Italia e di Spagna hanno volentieri accordato il patronato al premio Mozart, sono felice di annunziarle che per le tante dimostrazioni da lei offerte all'UNICEF da tanti anni abbiamo deciso di nominarla ambasciatore dell'UNICEF Italia. È un riconoscimento che ampiamente merita e che sono sicuro meriterà sempre più negli anni a venire. Cari auguri di buon lavoro, il presidente Arnoldo Farina. Dammi questa lettera perché me la devo tenere ben stretta. A Roma o Milano avrai poi ambasciatore. A Roma o Milano avrai poi il... Mi fa piacere, è un onore per me sicuramente, ma del resto da qualche tempo a questa parte noi ci diamo molto da fare, soprattutto nella nostra emittente a Canale 5, per aiutare i bambini che hanno tanto bisogno, e adesso sono veramente obbligato, visto che sono diventato ambasciatore. Ti ringrazio tanto. Ti lascio con Danilo che è veramente... Sì, dunque, allora io vorrei dire due parole a proposito di Danilo. Dunque, questo qui è un ragazzo che veramente ha una storia molto interessante. Dunque, la sua è una famiglia di musicisti, perché pensate, il padre è cantante d'opera, la mamma suona l'arpa, ha due fratelli che suonano il pianoforte e una sorella che suona l'arpa anche lei, pensate. Tutta una famiglia musicale. Ha partecipato già addirittura a 5 concorsi internazionali, vincendo 4 primi premi e un premio speciale della giuria. Ecco, quindi penso che la giuria l'ascolterà con particolare interesse. Allora, pianoforte, rivediamo la signorina Yekaterina Ivanova, che ha già accompagnato qualcun altro prima, la vedremo anche in seguito. E anche qui abbiamo un pezzo, forse in onore del paese dove ci troviamo, credo, Arie Gitane, immagino, di Pablo de Sarasate. Allora, signori, Danilo Ivanov. Thank you.